Essere qui questa mattina rappresenta un momento molto importante per due motivi. Il primo è perché prosegue la politica di messa in sicurezza del territorio che in questi anni la Regione Toscana ha portato avanti investendo risorse consistenti ed anche dando seguito a quella rivoluzione che è stata la riorganizzazione dei consorzi dei geni civili. Oggi sono strutture operative molto efficienti ed efficaci e i risultati si toccano con mano. Dall'altra il messaggio che nonostante l'emergenza sanitaria, i cantieri vanno avanti, i lavori proseguono perché la sicurezza del cittadino è un concetto che va affrontato a 360 gradi, quindi la sicurezza sanitaria è certamente prioritaria, ma la sicurezza idraulica arriva un minuto dopo e queste che sono zone facilmente alluvionabili a causa della dinamica di quei torrentacci toscani che sono l'Arno per un verso e l'Ombrone per l'altro, rappresentano quindi interventi irrinunciabili dei quali siamo molto fieri. Quindi un grazie al Consorzio per l'ottimo lavoro fatto e la Regione continuerà certamente ad investire perché la messa in sicurezza del territorio continuerà anche nei prossimi anni a rappresentare una grande priorità.